Anche quest'anno a Marostica negozi e attività del centro escono in strada con le loro occasioni di fine stagione e anche qualche novità. Sabato 4 settembre arriva la seconda edizione dello Sbaracco, iniziativa promossa dall'amministrazione comunale nell'ambito del distretto del commercio della città scaligera in collaborazione con la Pro Marostica. Già dalla mattina molte attività concluderanno il periodo dei saldi estivi con speciali sconti e promozioni, mentre nel pomeriggio una quarantina di esercenti esporranno prodotti super scontati all'esterno del proprio punto vendita. Da Corso Mazzini a Piazza Castello fino a Via Prospero Alpino, lungo le vie e i portici del centro storico. Non solo saldi, perché lo Sbaracco sarà un'occasione per vedere in anteprima le nuove collezioni di moda. Iniziativa proposta in via sperimentale nel 2020, dopo un anno difficile e oggi giunta alla seconda edizione, sta crescendo e raccogliendo la partecipazione di un numero sempre maggiore di attività, spiega l'assessore alle attività produttive Elena Bianchin. Sono 40, oltre 40, gli esercenti che si metteranno in gioco sbaraccando.